gli aspetti burocratici, come il controllo passaporti e documentazione. Poi le visite per valutare le condizioni fisiche. La sartiglia vuol dire anche il rispetto dei cavalli e scrupolosi controlli che alla vigilia della manifestazione si concretizzano con il check-up a cura della commissione veterinaria della Fondazione San Sartiglia. Un passaggio importantissimo per la Sartiglia, che grazie all'impegno, alle energie spese e ai progetti di ricerca condotti in collaborazione con la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari, è diventata una manifestazione che sul benessere animale è all'avanguardia a livello nazionale. In modo particolare prendiamo in considerazione la struttura osteoarticolare per evidenziare che non ci siano problematiche che possono compromettere l'esito della prova, ma soprattutto che garantiscano le condizioni di benessere dell'animale e di sicurezza sia per l'animale che per il cavaliere. Le due giornate di check-up approfondito dei cavalli sono state affidate alla commissione veterinaria della Fondazione San Sartiglia, composta da Giuseppe Sedda, che ne è presidente, dal responsabile del servizio sanità animale della ASL Antonio Montigi e dal medico veterinario Antonello Bassu. La Sartiglia in qualche modo ha avuto negli anni, parlo di circa 20 anni, due cavalli che hanno avuto un infarto, uno tra l'altro anche da poco nel 2010. E questo ci ha messo praticamente un po' in allarme, quindi abbiamo voluto con l'università far sì che appunto determinati elementi che potevano essere eventualmente indice di infarto venissero scoperti. Questa indagine è iniziata già l'anno scorso e ci ha dato degli risultati assolutamente positivi, quindi tutti i cavalli che sono stati appunto diciamo così visitati hanno avuto una certificazione di idoneità. Questo lavoro ci è sembrato particolarmente importante e intelligente, soprattutto anche per il cavallo, per individuare appunto particolari problemi, e lo stiamo in qualche maniera continuando anche quest'anno, sempre in collaborazione con l'università. Quindi noi con molta tranquillità possiamo dire che il cavallo che viene sottoposto a questo tipo di stress della Sartiglia non è poi un cavallo stressato. In virtù della collaborazione con l'Università di Sassari è presente il professore Eraldo Sannapassino, direttore dell'ospedale veterinario dell'Ateneo Sassarese. Le condizioni dei cavalli negli ultimi anni sono molto migliorate, sono sempre state buone, ma sempre di più gli stessi cavalieri si rendono conto della necessità di presentarsi alla manifestazione con i cavalli in condizioni ottimali. Queste riunioni che noi facciamo sono peraltro anche accompagnate da delle visite specifiche che la commissione veterinaria fa nelle scuderie per valutare aspetti particolari delle condizioni cliniche dei soggetti. La collaborazione è grande da parte dei cavalieri, che sostengono l'irrinunciabilità delle visite per il loro ruolo fondamentale sia dal punto di vista della sicurezza, sia come prevenzione e controllo del benessere dell'animale. Una disponibilità che aiuta non poco a combattere chi, a torto, sostiene che la Sartiglia sia tra quelle manifestazioni che sfruttano i cavalli. Dimostrazione della validità del progetto è anche la partnership instaurata con il Dipartimento Medico Veterinario dell'Università di Sassari, che coinvolge i propri studenti, nonché il Dipartimento di Ricerca dell'Istituto di Incremento Ippico di Agris Sardegna.